Benvenuti alla seconda lezione del nostro corso di storia per le superiori. Quest'oggi parliamo, come potete vedere dal titolo, di Pietro il Grande, zar di Russia, quindi siamo nella sezione di storia moderna. Questo è un quadro che rappresenta lo zar di Russia, Pietro il Grande, come si vede in fattezze di vestiti occidentali non tipici russi, proprio perché lui operò una grossa organizzazione della Russia cercando di adeguarla ai modelli occidentali. Allora, incominciamo col vedere questa figura così importante per la storia dell'Europa, la famiglia di Pietro. Lo zar Alessio si sposò due volte, la prima volta con Maria e poi con Natalia alla morte di Maria. E da questa seconda moglie nacque Pietro il 9 giugno del 1672. Morto lo zar Alessio, ebbe come immediato successore un figlio del primo letto, di nome Teodoro III, che però regnò pochi anni. Era malato, di salute molto cagionevole, morì nel 1682 senza avere figli. Così a quella data ci fu la disputa del trono tra le due famiglie e a spuntarla per la prima volta fu la mamma insieme al partito di Pietro, che nell'aprile del 1682, all'età di 10 anni, venne proclamato zar e autocrate. Aveva però un fratellastro, Ivan V, che nel mese successivo invece verrà nominato lui primo zar, perché la famiglia della prima moglie non accettava che fosse Pietro a sedere sul trono. E così abbiamo per un certo numero di anni due zar sul trono. Uno zar, diciamo così, di serie A, uno zar di serie B. E pochi anni dopo, nel 1686, quando Ivan V era primo zar, sostenuto da una sorella, Sofia, una donna molto energica, riuscì ad avere la meglio ed era lei di fatto che guidava le redini, reggeva le sorti del regno. Pietro era ancora molto giovane e mise un po', diciamo, le mani sul potere con l'aiuto di un principe, il principe Golicin, persona molto capace, molto aperto alla cultura occidentale, il quale riuscì, ad esempio, a fare un trattato di pace eterna con la Polonia, con cui la Russia già da molto tempo era in conflitto. Poi combatté anche contro i tatari della Crimea, ma qui andò male, i russi vennero sconfitti e qui iniziarono problemi grossi per Sofia, la quale però aspirava lei al trono, visto che suo fratello Ivan V, anche lui molto malato, era molto incapace, e allora aiutato da uno dei comandanti degli strelci, un certo Fedor, cercarono di porre Sofia sul trono. Ci fu una situazione molto difficile, Pietro dovette fuggire da Mosca, andarsi a rifugiare in un paese vicino, in un monastero della Trinità San Sergio, però la maggioranza delle truppe dei boiari, che era la grande nobiltà russa, insieme al patriarca appoggiavano Pietro e non Ivan e quindi sua sorella. E così nell'agosto del 1689 Pietro diventa il primo zar, mentre Ivan V diventa lo zar associato. Però il potere a questo punto passa nelle mani della mamma di Pietro, Natalia, fino al 1694, quando lei muore e così finalmente Pietro può cominciare a governare, ma c'era sempre il problema di Ivan V. E nel 1696 muore Ivan V, e così da questo punto di vista, da questa data in poi, Pietro diventa l'unico e vero zar di Russia.
durante l'infanzia e giovinezza. Allora, viene descritto come un gigante perché era alto quasi 2 metri. Di una curiosità insaziabile, gli piaceva conoscere, fare di tutto, vantava di saper costruire navi come un paio di scarpe, si circondava di gente molto capace, seguiva i consigli, anche se però poi era molto indipendente nelle sue decisioni. Fin da bambino si dilettava a giochi militari e divenne un vero esperto di arte militare, scrisse anche un libro di arte militare, un esperto comandante, e poi era affascinato dall'Occidente e per ben 2 volte si reca in Occidente, gira molti paesi, una prima volta tra il 1697 e il 1698 e poi di nuovo nel 1717. Però nello stesso tempo era anche un uomo piuttosto collerico, anche un po' rozzo e a volte anche crudele. E questo lo si vedrà, lo vedremo tra poco, ad esempio per la fine che fece fare a suo figlio. Amava molto recarsi a Mosca nel quartiere dove risiedevano gli stranieri, perché lo considerava un ambiente più aperto rispetto alla corte e dove lì poteva lasciarsi andare a qualunque tipo di sfrenatezza. La mamma, vedendo questo carattere del figlio così libertino, cercò di reprimere un po' questo carattere dandogli in sposa una ragazza, Endochia, Lopuchina, sperando che così il figlio mettesse un po' la testa a posto e diventasse un pochino più pacato, ma le cose non andarono secondo quella che era il desiderio di sua mamma. Pietro poi si circondò di persone molto capaci, lui non teneva conto del ceto sociale, la cosa importante è che fossero bravi e avanzassero per le loro capacità nella carriera, sia militare sia civile, e non per l'origine. Quindi prendeva l'uomo che gli occorreva, dovunque fosse, non interessava che tipo di vita facesse. Ecco così anche individui molto semplici, che potevano essere servi, oppure venditori di dolci per le strade di Mosca, ecco, potevano anche assurgere a titoli molto importanti per le loro capacità. Proprio a lui interessava la persona, non interessava la sua condizione sociale. E qui, come possiamo leggere, scritto da uno storico, Pietro si procurava l'uomo che gli occorreva ovunque fosse, senza preoccuparsi affatto di rango e origine. E gli si raccoglievano attorno individui provenienti da luoghi disparati e di ogni condizione sociale. Anche dall'estero fece venire in Russia molti europei esperti nei vari ambiti, non solo militari ma anche amministrativi. I primi anni di governo di Pietro, allora, iniziò subito con una guerra contro la Turchia, perché i turchi aiutavano i tatari della Crimea, quindi siamo a nord del Mar Caspio, guerra che però non andò bene per la Russia, tant'è vero che inizialmente perse, perché non riuscì a vincere una fortezza, la fortezza di Azov, proprio perché a quel punto, nei primi anni di regno, la Russia non aveva ancora un esercito prettamente moderno e organizzato. Sarà lui che darà una grossa impronta proprio all'esercito. Comunque, in un secondo tentativo riuscì a vincere, a sconfiggere i turchi e prendere questa fortezza. Iniziò poi un viaggio in Europa, girò molti paesi, Svezia, Germania, Francia, Austria. E mentre si trovava in Austria, nel 1698, a Mosca ci fu una rivolta, la rivolta degli Strelci, che era, diciamo, un po' la guardia d'élite che si trovava a Mosca, la quale sostenne Sofia per mettere sul trono lei. A questo punto Pietro ritornò indietro e la sua, diciamo così, reazione fu molto dura. Sofia fu costretta a diventare monaca, così anche la moglie di Pietro, perché simpatizzava con gli insorti, non amava molto la visione che Pietro aveva sulla Russia per poterla cambiare, rimodernare.
Quando tornò dal viaggio europeo, fece due cose importanti. Il primo fu il cambio del calendario per adeguarlo al calendario europeo. In Russia l'anno non iniziava il 1° di gennaio ma il 1° di settembre, e allora lui lo cambiò facendo iniziare l'anno con il 1° di gennaio, e così il calcolo degli anni non più dall'inizio del mondo ma dalla nascita di Cristo. E poi il taglio delle barbe, e lui appunto voleva che le barbe tipiche del modo di vivere, di vestire della Russia venissero eliminate, in modo tale da avere un taglio di tipo occidentale. Questa cosa creò molti problemi perché non venne molto accettata. Chi diceva che tagliare la barba ledeva l'immagine dell'uomo come immagine di Dio, chi addirittura arrivava a dire che tagliare la barba faceva somigliare l'uomo ai cani, ai gatti o alle scimmie. Una grossa fetta del regno di Pietro il Grande fu dedicato alla guerra. È stato calcolato che ci fu solo un anno continuativo, il 1724, senza guerre e conflitti. E la guerra che durò parecchi anni fu la cosiddetta guerra, la Grande Guerra Nordica, combattuta contro la Svezia. Che cosa succede? Che Augusto II, elettore di Sassonia e re di Polonia, entra in guerra contro la Svezia, perché la Svezia ormai dominava tutta la parte nord, tutta la zona del Baltico, eccetera, quindi impediva alla Russia, come anche alla Polonia, di poter sfruttare. E allora viene fatta questa guerra, a cui poi si unisce anche la Danimarca. E poi anche la Russia, dopo che ha fatto un trattato di pace con la Turchia. In quel momento la Svezia era guidata da un giovanissimo re, Carlo XII, di 15 anni, e quindi tutta la coalizione antisvedese in fondo pensava che avrebbero vinto facilmente su un ragazzino di 15 anni. Invece si dimostrò un autentico genio militare, molto capace, molto bravo. Nel giro di pochissimo tempo, Carlo XII vince contro la Danimarca, la quale dovette arrendersi. E a questo punto, entrò anche la Russia, che nel frattempo fece un trattato di pace con i turchi. E qui la zona, come si vede qui nella cartina, in cui avvennero appunto i primi combattimenti contro la Russia fu in questa zona qui. Qui c'è la Svezia e quindi subito al di là del mare, e qui c'è la Polonia. Fu una guerra lunga e difficile. Il 30 di novembre del 1700, Carlo XII con il suo esercito assalì la grossa piazza forte di Narva, che qui nella cartina si può vedere, siamo in questa zona. Assalì la piazza forte di Narva e sconfisse i russi, facendo moltissimi prigionieri, e l'esercito russo veramente fu distrutto. Quindi si profilarono problemi grossi per Pietro il Grande. Dopodiché Carlo XII si diresse verso la città di Riga, e qui, invece che andare, diciamo, verso Mosca, entrare in pieno territorio russo, decise di andare verso la Polonia. Perché in quel momento Carlo XII pensava che il nemico più grande, più importante da abbattere fosse proprio Augusto, il re di Polonia. E così andò verso la Polonia, e lì per 6 anni la situazione fu in stallo. Poi vinse sulla Polonia, quindi Augusto dovette abdicare e divenne poi re di Polonia, un filo svedese. Pietro approfittò di questa situazione per creare un nuovo esercito completamente da zero. Quindi veramente mise corpo e anima in tutto questo per creare un esercito moderno, efficiente, e ogni ricchezza della nazione venne proprio impiegata per le esigenze belliche. Messo a punto il nuovo esercito, Pietro agì su due strade: mandò aiuti ad Augusto II
e nello stesso tempo avanzò verso nord, dove Carlo XII aveva lasciato delle guarnigioni. Vinse. Nel 1703 venne fondata la città di Pietroburgo, che diventerà poi la nuova capitale. Infatti il regno di Pietro, è anche conosciuto come era di Pietroburgo, proprio per, la nuova capitale. Nel 1704 occupa la fortezza di Narva e un'altra città, la città di Dorpat, e viene poi costruita la flotta del nord, la flotta del Baltico. Sotto Pietro viene dato un grosso impulso alla marina militare, sia a sud sia a nord. Seconda fase della guerra. Dopo questo stallo in cui appunto Pietro ha potuto creare un nuovo esercito. Augusto II viene sconfitto e nel gennaio del 1708 Carlo XII decide di entrare di nuovo in territorio russo avanzando verso Mosca. A questo punto le cose si mettevano male, anche perché Pietro dovette affrontare alcune rivolte. La rivolta di Astrakhan, siamo a nord del Mar Caspio, e quella dei Baschiri, che erano poi appoggiati sempre dalla Turchia. A un certo punto, però, cosa succede? Che Carlo XII si ferma nella sua avanzata verso Mosca e decide di tagliare verso sud, andare in Ucraina, dove il capo dei cosacchi, Mazepa, promise aiuto contro lo zar. Queste rivolte che ci furono erano soprattutto causate dalle richieste esose a livello di tasse, proprio perché Pietro aveva bisogno di soldi per poter continuare la guerra. Va verso sud, quindi, in Ucraina, e lì si fermò nell'inverno di quell'anno. A partire poi dal 1708 incominciarono i primi problemi per Carlo XII, perché Pietro manda una parte dell'esercito appunto contro Carlo XII e trovano un contingente che era diretto per dare aiuto non solo di uomini ma anche vettovagliamento e viene intercettato. Questo contingente viene distrutto, i russi si impossessano delle vettovaglie e quindi a questo punto per Carlo XII iniziano dei problemi. Chiedono aiuto poi anche loro ai turchi e avviene poi una battaglia importante nell'8 luglio del 1709, la battaglia di Poltava. Siamo a est di Kiev, dove gli svedesi vennero sconfitti. Fu la prima grande sconfitta ad opera dei russi. A questo punto Carlo XII con Mazepa si resero conto che le cose andavano male e decidono di andare a rifugiarsi presso i turchi. La Turchia a questo punto decide anche lei di entrare in guerra contro la Russia. Pietro in questo caso commette un errore perché sottovaluta la forza dei turchi, ma nello stesso tempo i turchi, pur vincitori in alcune battaglie, non seppero approfittarne. Non si sa bene il motivo, però gli andò bene. Allora la Russia a questo punto firmò un trattato di pace con la Turchia e dovette abbandonare la sua flotta meridionale in mano ai turchi, dovette restituire la fortezza di Azov che aveva conquistato all'inizio. E poi dare un salvacondotto a Carlo XII affinché se ne potesse tornare sano e salvo in Svezia. A questo punto, dopo che Carlo XII tornò in Svezia, si forma una nuova coalizione antisvedese, Sassonia, Polonia, Danimarca e Prussia insieme alla Russia, perché approfittano di questa situazione di debolezza della Svezia per saldare i conti che avevano in sospeso. E infatti in questa seconda coalizione antisvedese per la Svezia andò male. Lo zar ne approfittò per incominciare ad occupare tutte le zone a nord, le zone della Finlandia,
e sconfisse la flotta svedese. Questo dimostra come ormai la flotta russa fu importantissima, fu una flotta molto moderna. Gli inglesi paragonavano la flotta di Pietro alle loro migliori navi. Questo quindi ci fa capire come Pietro riuscì veramente a far sì che la Russia diventasse anche una potenza navale, cosa che fino ad allora non era. Nel dicembre del 1718 muore il re di Svezia Carlo XII in una schermaglia. Gli succedono sul trono prima la sorella Ulrica Eleonora e poi alla morte di questa il marito Federico I, che però non avevano le capacità di Carlo XII e infatti alla fine si dovettero arrendere. Chiesero la pace, che con la Russia venne stipulata il 30 agosto del 1721. È il trattato di Nystad. Quindi una guerra lunghissima, iniziata per la Russia nell'estate del 1700 e terminata nell'estate del 1721. Quindi lunghissima. La Russia acquisì molti territori a nord, le odierne province baltiche. A questo punto il Senato di Russia decise che Pietro doveva ottenere adesso alcuni titoli importanti: il titolo di grande, il titolo di padre della patria e il titolo di imperatore. E allora l'altro nome con cui è conosciuto l'età, il regno di Pietro, fu appunto età imperiale, per la designazione dello zar che adesso divenne imperatore e per il regno che diventa impero. Poi c'è anche la designazione di periodo panrusso, perché diciamo ai vecchi moscoviti si uniscono anche altre popolazioni, quindi a questo punto abbiamo un vero e proprio impero molto vasto e grande. Abbiamo già avuto modo di dire che Pietro riorganizzò l'esercito. La Russia ha sempre avuto un grande esercito che veniva messo insieme in occasione di campagne militari, però poi terminate queste l'esercito si scioglieva. Già sotto Ivan IV il Terribile erano state create delle truppe, i cosiddetti strelci, però ecco, nulla di più. Invece Pietro veramente inventò il moderno esercito russo, operando sulla coscrizione obbligatoria, per cui tutti i membri della piccola nobiltà venivano chiamati alle armi e dovevano rimanere presso i loro reggimenti per tutta la vita. Poi nel 1715 venne fatta una norma per cui si doveva trovare un coscritto ogni 75 famiglie di servi della gleba, anche presso i contadini, anche presso abitanti delle città. E anche per loro essere nell'esercito doveva durare tutta la vita, poi verrà molto più avanti portato, ridotto a 25 anni. Ed essendo che in Russia i servi della gleba rappresentavano la grande maggioranza della popolazione, ecco che l'esercito messo insieme da Pietro fu un esercito veramente grande. Anche qui, nell'esercito quello che contava era il merito. Quindi sia un servo della gleba sia un nobile dovevano fare lo stesso cammino e avanzavano secondo le loro capacità, secondo i loro meriti. Sviluppa molto l'artiglieria pesante, quella di assedio soprattutto, ma anche quella leggera per dare un supporto alla fanteria e alla cavalleria che svolgevano un ruolo importante. Poi anche la marina militare. Allora Pietro creò la marina da guerra, che di fatto non esisteva, fu una sua creazione. Lui fin da bambino, fin da ragazzo, molto giovane, iniziò a lavorare anche nei cantieri, costruendo anche lui delle navi, per cui lasciò poi ai suoi successori una marina importante, molte industrie cantieristiche, anche molti porti attrezzati, appunto. A questo punto gli inglesi, che appunto avevano capito che la marina ormai da guerra di Pietro era importante, a un certo punto richiamarono in patria gli inglesi che si trovavano a Mosca,
onde evitare che potessero continuare a dare aiuto, perché temevano che a questo punto, se la Russia diventava anche una potenza marittima, potesse creare problemi. Poi la sua riforma comunque non toccò soltanto l'esercito, ma anche il governo, sia centrale sia periferico. Intanto Pietro, pur essendo zar, imperatore, autocrate, però non si considerava lui il capo, il padrone dello Stato, ma un servitore dello Stato. Tanto è vero che fece anche cambiare la formula di giuramento degli strelci, quindi non più dovevano dire secondo i desideri dello zar, ma secondo quello che era il servizio allo Stato, non allo zar. Quindi lui per primo si considerava servitore dello Stato. Nello stesso tempo però non vedeva di buon occhio né la Duma dei Boiari né lo Zemsky Sobor, cioè la Duma dei Boiari era l'insieme della grande nobiltà russa antica e lo Zemsky Sobor era quel consiglio che raccoglieva sia i boiari sia i nobili che operavano nello Stato, sia membri della Chiesa o delle gilde importanti mercantili. Lui non tenne conto di questo. Da questo punto di vista fu molto autocrate. Non voleva, anche se però fondò il cosiddetto Senato governante, il quale doveva supervisionare tutti gli affari giuridici, finanziari, amministrativi, presieduto da un procuratore supremo che fungeva da longamanus dello zar. Era colui che teneva il collegamento tra questo senato governante che inizialmente è stato creato per i periodi in cui lo zar era via, era fuori dalla Russia, però poi divenne permanente. Istituì poi anche dei collegi che poi sarebbero diventati dei veri e propri ministeri, ma erano una sorta di ministeri per occuparsi delle varie faccende dello Stato, quindi della guerra, della marina, della riscossione delle tasse, delle finanze in generale. Così anche il governo locale riorganizzò i centri urbani, il cui scopo però era quello di facilitare la riscossione delle tasse e delle imposte. E sotto il governo di Pietro il Grande, veramente vennero inventate tasse di ogni tipo, quindi la tassa sulla barba, se uno non si voleva tagliare la barba doveva pagare una tassa, la tassa sui bagni, veniva tassata ogni cosa, perché lo Stato aveva bisogno di soldi, cosa non nuova perché i vari Stati continuano sempre, anche in età moderna e contemporanea, a fare questo. Divise il regno in 50 province, suddivise a loro volta in centri più piccoli, amministrati da dei commissari che venivano eletti e scelti dalla piccola nobiltà. Ed erano tutti pagati dallo Stato, in modo tale da evitare che ci fossero situazioni non belle, anche se però poi di fatto continuarono i vecchi sistemi. Questi organismi poi provinciali avevano anche la responsabilità dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dello sviluppo economico. Però tutto comunque in funzione della raccolta delle tasse e del fatto che comunque lo Stato, pur delegando a poteri decentrati, però era lui che voleva in ogni caso amministrare il tutto. Riforma importante avvenne nel 1719, quando ci fu la separazione tra il potere amministrativo e il potere giudiziario. La riforma di Pietro però andò anche al di là, diciamo, della riforma dello Stato, in quanto lui volle riformare anche la Chiesa ortodossa. Che cosa è successo? Nel 1700 muore il patriarca, Adriano, e a questo punto lo zar non vuole che venga nominato un nuovo patriarco, lascia il seggio vacante. Un anno dopo viene creato un regolamento, il cosiddetto regolamento ecclesiastico, che istituisce il Santo Sinodo, che sostituisce il patriarca. Quindi con Pietro si ha un cambiamento importante. Nell'antica Moscovia, prima di Pietro, erano due i poteri grandi,
quello del patriarca e quello dello zar. Adesso, con Pietro, non è più così. Abbiamo solo il potere assoluto dello zar, dell'imperatore. E il compito, appunto, di questo Santo Sinodo era quello di esercitare il controllo su tutta l'organizzazione della Chiesa con la supervisione di un laico, il cosiddetto procuratore supremo, il quale appunto doveva vedere che tutte le cose venissero fatte bene secondo quella che era la visione dell'imperatore. Vi furono anche misure finanziarie e sociali, abbiamo già detto le tasse, quindi diciamo ci fu una specie di massima, tassare il più possibile ogni cosa. E nel 1718, per poter far sì che lo Stato potesse sempre di più incamerare soldi, venne sostituita la tassa sulle famiglie e la tassa sulla terra coltivata, come era fino ad allora, con la tassa pro capite, perché così almeno non c'era più la possibilità di evadere la tassa, perché la tassa sulle famiglie spesso veniva elusa, in quanto più nuclei familiari si mettevano insieme, dicevano di formare un'unica famiglia, quindi pagavano una tassa sola, così come la terra coltivata. Se uno non coltivava la terra, non pagava la tassa. Invece adesso, mettendo la tassa pro capite, tutti dovevano pagare, compresi i servi, compresi i vagabondi, quindi tutti dovevano pagare tasse a tutto andare. Come possiamo leggere, no? Qui ho preso da un testo, no? Si legge: sui possedimenti privati, i servi della gleba e gli schiavi addetti alla coltivazione dei suoli furono i primi a essere registrati, perché poi, per far sì che tutti potessero pagare e dovessero pagare meglio, venne fatto un censimento, in modo tale che così si sapeva bene quante persone e quindi poter pagare. Quindi vengono fatti pagare anche poi i dipendenti della terra e anche i vagabondi in genere. Poi, come riuscissero a far pagare, ad esempio, i vagabondi, questo è un po' da vedere. Però lo scopo era questo. Era importantissima le prestazioni che soprattutto la piccola nobiltà doveva nei confronti dello Stato, non solo a livello militare, ma anche a livello civile. E quindi dovevano servire per lo Stato praticamente tutta la vita, a partire dai 16 anni fino alla morte. Pietro stesso sottoponeva i nobili ragazzi anche dai 10 anni a degli esami e poi li destinava lui o al servizio militare o al servizio civile. Nel 1722 creò la cosiddetta tabella dei ranghi, divisa in 14 gradi, dove sia a livello civile, sia a livello militare, sia a livello giudiziario, dove chiunque, partendo da quello più basso che era il 14°, poteva fare carriera secondo i propri meriti. E anche qui chiunque, non importava se uno fosse nobile oppure se fosse un servo, chiunque si impegnava, aveva le capacità, poteva raggiungere anche ranghi molto alti. E per quanto riguarda l'esercito, si poteva a un certo punto anche diventare nobili se si raggiungeva il 12°, mentre invece nella scala civile, se si raggiungeva l'8°, si poteva entrare a far parte della piccola nobiltà. Poi, per quanto riguarda l'economia, anche lui diede un grosso impulso all'economia statale, creando industrie, tessili, minerari, eccetera. Lui, come la stragrande maggioranza degli stati di quell'epoca, era un seguace della teoria del mercantilismo. La teoria del mercantilismo si sviluppa molto nel 600, è quella teoria secondo cui la ricchezza di uno Stato viene valutata in base alla circolazione monetaria e di metallo prezioso dell'oro che era presente all'interno dello Stato. Questo faceva sì che si doveva in tutti i modi incrementare il flusso di denaro interno. Mercantilismo proprio perché nasce dall'idea che bisognava un po' avere l'ottica dei mercanti.
Solo che non era sempre facile riuscire a governare uno Stato come se fosse una bottega di un mercante. Fece anche delle riforme a livello di istruzione e di cultura. Lui era molto appassionato delle materie di tipo scientifico, anche perché avevano ripercussioni molto forti per quanto riguarda le tattiche di guerra. Comunque, creò scuole di matematica e di navigazione. Problema della successione. Allora, Pietro ebbe un figlio che si chiamava Alessio, come suo padre. Cosa succede? Che però Alessio aveva un carattere esattamente opposto di quello di Pietro. Educato dalla madre, più conservatore, non accettava le idee e i modi di Pietro. Cosa successe? Che quando Pietro era lontano, nella parte finale della guerra contro la Svezia, si trovava in Danimarca, Alessio fuggì in Austria. A questo punto Pietro, una volta tornato a Mosca, mandò una delegazione a chiedere al figlio di ritornare a Mosca, lo avrebbe perdonato e così riescono a convincere ed Alessio torna. Soltanto che a questo punto Pietro chiede due cose ad Alessio, al figlio, di rinunciare al trono, e soprattutto di fare i nomi di coloro che lo avevano aiutato e che quindi erano contrari alla riforma di Pietro. Vennero fatte delle indagini e uscì fuori che furono parecchie le persone, anche molto vicine a Pietro, che non amavano i suoi modi, la sua riforma. A questo punto, venne fatto un processo. E Alessio venne riconosciuto colpevole e condannato a morte. Suo padre, che comunque col figlio non ebbe praticamente nessun rapporto anche quando era bambino, non fece nulla, anzi appoggiò la decisione, venne rinchiuso in carcere, venne torturato e così suo figlio morì. Prima ancora che venisse eseguita la condanna a morte, morì proprio per gli stenti, per le torture che subì in carcere. E Pietro si sposò un'altra volta con una donna di umili origini, Caterina, la quale poi diventerà lei la zarina di Russia. E Pietro morirà poi l'8 febbraio del 1725, lasciando comunque la Russia come una grande potenza. A questo punto divenne una potenza che entrò nello scacchiere delle grandi potenze europee, con un esercito moderno, numeroso, una marina militare poderosa e comunque anche delle industrie che adesso incominciavano a funzionare meglio. Quindi una Russia, certo, con luci e ombre, nel senso che modernizzò la Russia sotto moltissimi aspetti, però era difficile far sì che tutto il grande territorio, e quindi tutta la popolazione russa, accettasse le riforme di Pietro, però comunque su alcune riforme non si poté più tornare indietro, soprattutto le riforme militari. Bene, siamo arrivati in fondo, abbiamo così visto per sommi capi il regno di questo importante sovrano. Anche qui do un po' di bibliografia, do due testi di storia per le superiori che possono essere utili, dove c'è appunto una sintesi. Uno è di Gabriele De Rosa, è stato un grande storico, nel volume Dal 600 all'800, corso di storia per le superiori del 97, o se no uno più recente di Alberto Mario Banti, Tempi e culture, storia dal 1650 al 1900, edito dalla La Terza, uscito nel 2015. E poi due testi invece specifici. Uno si intitola Pietro il Grande, era uscito in Italia per l'edizione Einaudi e poi ripreso e ripubblicato dalla Biblioteca Storica del giornale qualche anno fa. E poi un altro, invece questo di storia della Russia in generale, del Ryazanovsky, Storia della Russia dalle origini ai giorni nostri, un'edizione aggiornata a cura di Sergio Romano, dove c'è un bellissimo capitolo dedicato al il regno di Pietro il Grande. Bene, ci fermiamo qua, arrivederci alla prossima lezione.